Dopo il devastante incendio del 2 novembre scorso, divampato nell'ex chiesetta di Centinarola in via Brigata Messina, che aveva distrutto anni di lavoro del centro Rivestiamo di Fano, dallo scorso 10 giugno il centro ha trovato un nuovo luogo per poter operare di nuovo al 100%. Questa realtà, nata dalla collaborazione tra la cooperativa Contatto e la Caritas della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, si sposta a Cucurano di Fano, all'interno dello stabilimento Cose Senza Tempo di via Burratelli. Qui, grazie ai volontari, vengono raccolti indumenti usati destinati a progetti di solidarietà e di inclusione sociale. Qui, per il cittadino che vuole conferire abiti, coperte, tessuti in generale, insomma, di cui non ha più bisogno, può tranquillamente venire negli orari di apertura, che sono il martedì e il mercoledì pomeriggio e il venerdì e il sabato, sia la mattina che il pomeriggio. Abbiamo riallestito il centro Rivestiamo, quindi diciamo il servizio che avevamo nella chiesetta di Centinarola, e questo è stato possibile utilizzando questo spazio dove siamo adesso, dove abbiamo realizzato la cella dell'igienizzazione che è prevista dalle normative, quindi attraverso l'ozono tutti gli indumenti che ritiriamo vengono igienizzati, appunto. E avviene qua, il tavolo davanti a me, avviene la selezione, quindi dividiamo i vestiti in base alle varie esigenze, e poi all'esterno del capannone invece abbiamo realizzato quello che era il magazzino, lo stoccaggio, all'interno di due container che abbiamo acquistato grazie a Caritas. E che cosa avviene con i tessuti, i vestiti che ci vengono consegnati? Sostanzialmente realizziamo tre aspetti positivi, tre aspetti etici diversi, perché uno è sicuramente quello ambientale: anziché buttare, anziché alimentare la filiera dei rifiuti e sprecare risorse, riusciamo a rimettere in circolo gran parte una grande quantità di quello che ci viene donato, e quindi gli diamo una seconda vita. Un altro aspetto sociale è quello che appunto nasce in collaborazione con Caritas: una parte degli indumenti che raccogliamo vengono destinati a famiglie che ne hanno bisogno, quindi che hanno una situazione di difficoltà economica, e quindi in questo caso vengono assegnati gratuitamente, non solo attraverso Caritas ma anche attraverso altre associazioni, attraverso i servizi sociali di alcuni comuni dell'entroterra. E l'altra parte invece va a alimentare la nostra filiera del riuso dei due negozi che abbiamo come cooperativa Contatto.